Si inaugura Rievocazione in mostra, continuano quindi le grandi iniziative che valorizzano questo evento storico, la disfida che ha visto protagonista Barletta. Sì, una rievocazione che si era persa nel tempo, che abbiamo inteso recuperare proprio per il suo valore identitario. Identità della città di Barletta, un'identità storica appunto che risale al 1500 e identità nazionale, perché la disfida di Barletta era stata utilizzata anche per risvegliare quell'animo risorgimentale che poi ha dato vita all'Unità d'Italia nel racconto, prima in un quadro, poi nel racconto di D'Azeglio. Ecco, insomma, questo è qualcosa che è diventata la carta d'identità della nostra città di fronte al paese, ed è una carta storica. Una carta che pesa, una carta che appartiene a patrimonio culturale anche della nostra città e del nostro territorio, perché noi qui siamo partiti da Barletta, ma credo che dovremmo fare uno sforzo anche per ampliare, perché gli episodi della disfida avvennero in diverse località del nostro. Se è stato semplicemente questo, insomma, recuperare il momento rievocativo, dargli questo valore culturale, proporlo all'attenzione del territorio innanzitutto e del paese intero, come capacità di richiamo, non un mero richiamo turistico, ma un richiamo che pesa perché ognuno può riconoscersi. Quindi qual è il valore aggiunto di questa iniziativa che vede protagonisti non solo le immagini ma anche i suoni, le luci? Il valore aggiunto, intanto abbiamo voluto fare una mostra diversa, una mostra che fosse non solo. Questo palazzo ovviamente è la casa di De Nitis e quindi la mission di questo palazzo, che riguarda la cultura pittorica dell'Ottocento, comunque è rigorosamente rispettata, perché le ambientazioni o le opere pittoriche che abbiamo presentato sono tutte quante, vengono, come si dice, letteri riproposte comunque in questa chiave ottocentesca e quindi influenzate dal romanzo, ma non così strettamente, no? Comunque c'è il Cinquecento, che è l'epoca in cui avvengono i fatti, c'è l'Ottocento, che è il periodo in cui questo evento storico viene fatto conoscere per ragioni, sappiamo benissimo, politiche, e c'è il nostro patrimonio, c'è l'orgoglio di questa città che dal punto di vista proprio culturale ha tanto da dare, da dimostrare, da far conoscere, perché la città ovviamente può a buona ragione, no? Proporsi come città culturale, come città d'arte.